Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. La Commissione Ambiente ha visitato la sede della Protezione Civile Regionale, ricevendo informazioni, supervisione, prevenzione e intervento sulla difesa idrogeologica del territorio a 20 anni dalla drammatica alluvione del 94. La visita è stata l'occasione per fare il punto della situazione nella provincia di Alessandria, colpita dal maltempo il 13 e 14 ottobre scorsi. Nella scorsa legislatura il Consiglio regionale ha abolito il contributo economico ai gruppi consigliari. Gli effetti positivi sono già visibili. La spesa media per ciascun consigliere nel primo trimestre si è attestata intorno ai 145 euro su un budget annuale di 7.500. Le tabelle saranno disponibili sul sito del Consiglio. Incontri nelle scuole e collaborazione con l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Queste le principali linee di intervento dell'Osservatorio sul fenomeno dell'usura, insediato a Palazzo Lascaris per la 10ª legislatura. Gabriele Molinari, consigliere delegato dell'ufficio di presidenza. Noi abbiamo una funzione educativa e allo stesso tempo una funzione di monitoraggio. Quindi la nostra attenzione è sicuramente a far sì che le istituzioni siano al loro interno e all'esterno un presidio di legalità. Quello che intendiamo fare è continuare su questa strada. Nuovo servizio per il Corecom che mette a disposizione dei cittadini la possibilità di effettuare una conciliazione via web conference appoggiandosi alla sede URP più vicina alla propria abitazione. Il servizio, nelle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni, è gratuito. Presentato a Palazzo Lascaris il nuovo portale dell'ARPA che aggiorna sullo stato dell'ambiente del Piemonte. Il sito racconta il cambiamento del territorio negli ultimi 10 anni. È possibile scegliere il proprio percorso navigando linearmente attraverso 3 grandi tematiche: aria, acqua e territorio. Angelo Robotto, direttore generale ARPA. Credo che sia estremamente utile per il cittadino comune, ma anche per il professionista, riuscire a reperire i dati che derivano da migliaia e migliaia di analisi che vengono fatte dai nostri operatori e dai loro approfondimenti conseguenti. Prosegue fino al 30 novembre la mostra Cabiria, i 100 anni del mito, realizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, il Museo del Cinema e la Sartoria de Valle. L'esposizione celebra il centenario della pellicola del regista astigiano Giovanni Pastrone. Livio Musso, curatore della mostra. Sono in mostra i materiali, il costume di Annibale, di Asdrubale, di Scipione l'Africano e tanti altri. Poi tante altre cose più mistiche, più legate al mondo cartaginese. Fino al 12 novembre l'ufficio relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino è visibile la mostra To Create, scenografie emergenti, viaggio ideale nella creatività e nell'estro, con disegni, bozzetti, foto e video di prodotti scenografici adattati alle nuove esigenze di mercato. È tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.